Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Manuel Garau e oggi qui con noi, io in realtà sono tanto emozionato perché qui con noi abbiamo una persona che ammiro tantissimo, che tra poco si presenterà, racconterà la sua storia. E infatti prima di passare alla nostra intervista voglio ricordare l'obiettivo e anche perché è nato il format. Generazione Z è nato per creare un ponte di comunicazione tra il mondo aziendale, il mondo lavorativo, chiamiamolo come vogliamo, quindi il mondo dopo la scuola e la nostra generazione. Quindi creare questo ponte di comunicazione. Come lo facciamo? Intervistando, quindi ascoltando storie di persone che prima di noi hanno creato tanto, hanno costruito, hanno fatto delle esperienze importanti, hanno raggiunto dei traguardi importanti. Quindi ragazzi, io vi auguro una buona visione e accogliamo qui con noi il signor Boi, Nino Boi, il fondatore di Eva Arredamenti. Buongiorno. Buongiorno a te, Marco. Come sta? Direi bene, dai, tanto a lamentarci non è che si ottiene nulla. No, mi piace molto questo vostro progetto perché oggi manca completamente la cultura d'impresa. Cioè, gli ultimi 20-30 anni in Italia li abbiamo vissuti in maniera un po' strana. Cioè, l'impresa è stata vista sempre come matrigna, come nemica, l'imprenditore, ladro, imbroglione, sfruttatore, evasore fiscale. È vero. Secondo me questo ha creato dei danni nella società che debbono in qualche maniera essere riparati, perché come ci raccontano i politici, politicanti, chiamiamoli un po' come vogliamo, la ricchezza si crea all'interno delle imprese. Il lavoro lo si crea all'interno delle imprese, non lo si crea per decreto, per cui il fatto che voi lavoriate per avvicinare l'impresa concettualmente al giovane ha un valore secondo me molto 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 importante. Bello, la ringrazio proprio, poi una considerazione così fatta da lei per me mi arricchisce ancora di più e mi motiva a fare sempre di più. Poi oltre al format stiamo portando avanti anche altri progetti proprio per questo, avvicinare la cultura aziendale alle nuove generazioni. Lei ha costruito tanto, ci racconti un po' come è iniziato il suo percorso? Non è che le cose si costruiscono perché si segue un progetto, capita un po' tutto per caso, no? Per esempio, se a me avessero pronosticato all'età di 10-12 anni che sarei diventato imprenditore nel settore dell'arredamento, mi sarebbe venuto da ridere perché ero lontano anni luce dal riuscire a immaginare o concepire. Ho avuto la fortuna, ed è stata la fortuna più grande che io ho avuto nella vita, di nascere in una famiglia di contadini c'era una immensa possibilità di attingere alla loro cultura contadina, alla loro voglia di sacrificarsi dettata dalla necessità, che per me è stato un alimento incredibile che mi ha fatto crescere e che mi ha fatto apprezzare tutto quello che poi ho conosciuto nella vita, non solo imprenditoriale ma la vita di tutti i giorni. Non è vero che si impara a scuola, sì, a scuola ci si affina, però io le cose migliori le ho imparate proprio ma non tanto e non solo da mio padre, mio nonno, i miei zii, ma allora scusate il termine, si chiamavano servi pastori, che oggi magari viene interpretato in maniera negativa, allora era perché io avevo un rispetto per questi signori che vivevano una vita di sacrifici, che poi tutto sommato erano gli stessi che viveva mio padre, mio nonno, eccetera. Okay. Una gran famiglia, e io ho attinto molto da loro. Io ero una spugna
E che cosa ha attinto? Cosa gli hanno trasmesso? Per esempio, il grande rispetto reciproco, il rispetto della natura, il rispetto anche del pasto che veniva consumato. Non era un qualcosa di scontato, era una conquista. Quindi bisogna apprezzare più quello che abbiamo, partendo anche proprio dalle piccole cose. Ma noi oggi abbiamo più di quanto onestamente non ci meritiamo, perché io sono convinto che la società odierna dispone di mezzi talmente esagerati che ci porta a questo, a non apprezzare più nulla, perché è tutto scontato, è tutto dovuto, è un diritto quasi naturale. No, le cose non funzionano così, perché la ricchezza bisogna crearla. Lei come ha appunto costruito, come ha iniziato a costruire quello che diciamo oggi? Come è iniziato? In un caso, io quando mi sono diplomato, chiaramente... Ragioneria, giusto? Sì, ragioneria, l'Istituto Martini, dopo aver pianto tanto perché il mio destino doveva essere in campagna, invece mio padre, evidentemente lungimirante, aveva detto: no, tu in campagna o ci vieni, o vai a studiare o vai a fare il manovale da qualche parte, no? Tra il fare il manovale di allora e l'andare a scuola ho preferito andare a scuola. Mi sono diplomato e poi chiaramente mi sono dato da fare per cercare un posto di lavoro. Non è che avessi delle preferenze, per me, io venivo a Cagliari in autostop e bussavo a tutte le serrande dove c'era possibilità di avere un posto di lavoro, perché per me la cosa importante era inserirmi nel mondo del lavoro, per cui quanto mi dai, proprio non solo non lo dicevo, ma nemmeno lo pensavo, perché per me l'obiettivo primario era entrare nel mondo del lavoro. Okay. Perché mi rendevo conto che a qualcuno dovevo dimostrare la mia voglia, la mia capacità, la mia preparazione, però dovevo avere un palcoscenico dove esibirmi. Se certo. Avevo questo, potevo essere anche un genio, però restavo un genio incompreso. Sì. E quindi niente, sono entrato a lavorare dopo 2 mesi al diploma in un'azienda che commercializzava legnami, così come accade nella vita, fra i clienti di questa azienda vi era la Magna Bosco, allora azienda leader nel settore dell'arredamento, fabbrica, cioè un'azienda che è arrivata ad avere 250 dipendenti, era una realtà sarda estremamente importante. Quindi per puro caso sono stato contattato dal titolare, ho fatto il colloquio, chiaramente mi avevano offerto qualcosina in più rispetto a quanto guadagnavo dall'altra parte, però avevo intravisto in quell'azienda una palestra dove esibirmi, senza togliere nulla ai miei ex titolari, a cui sarò sempre grato. Chiaramente avevo capito anche che entravo in un'azienda dove la cultura intesa in senso scolastico era assente, per cui sai, in un mondo di ciechi chi ha un occhio ci vede bene. Allora ho colto questa opportunità per dire: ma entro in questa azienda e vediamo un attimino. Nel giro di qualche anno sono riuscito a crearmi uno spazio importante. Chiaramente non vi racconto quante ore si lavorava, ma non perché fossi uno staccanovista, no, perché avevo una gran voglia di imparare e di inserirmi, però lì la fame era terribile, perché siccome l'azienda produceva, commercializzava, a me non piaceva l'idea di gestire dei numeri e basta, no? Volevo capire cosa c'era alla base dell'azienda. E allora di volta in volta chiedevo al mio titolare se potevo
seguire un attimino la produzione. Lui mi dice: ah, ma lei ha la responsabilità, lei non si preoccupi, io quello che è il mio ruolo lo assolvo tranquillamente, però se lei mi permette io voglio capire anche. C'è questa fame di apprendere, esatto, di imparare. Così ho capito realmente come funzionava un'azienda che produceva degli arredamenti e ho incominciato a capire il commercio. Fra l'altro è stata una scuola incredibile, perché penso che all'interno della Magna Bosco sia stata inventata la cambiale, perché erano veramente delle persone da questo punto di vista straordinarie. Cioè, quando si dice scarpe grosse e cervello fine, cioè loro hanno avuto un successo stratosferico in pochi anni. Sono arrivati ad avere questa azienda con 250 dipendenti, una catena di produzione importante, integrale, insomma una cosa molto molto importante. Cioè io ero attaccato all'azienda, sì. E quindi a un certo punto mi imposi di dire: no, il giorno che lascerò questa azienda lo farò semplicemente per creare un'azienda mia. Ok. E quindi così ho fatto. La prima mostra è stata allestita sul Viale Monastir, non quello di ora, okay, quello del 76. Nel 76, al 15° chilometro. Capirete che quando allestivo una mostra di 700 metri quadri, dove avevo investito la mia liquidazione e soprattutto i miei contatti col mondo del mobile. È evidente, dice: ma tu hai beneficiato? Certo, ho beneficiato dell'azienda dove io sono cresciuto. Certo. Mi pare ovvio. Quanti anni aveva fatto nell'azienda? 10 anni esatti. 10 anni. Okay. Giugno 66, anzi, 10 anni meno 2 mesi, aprile 77. Ho aperto sta mostra, i primi soldini, mi ricordo, li investii proprio nella comunicazione e feci una pubblicità sull'Unione Sarda, che erano mi pare 5 moduli, e vieni a mettere il naso nei nostri cassetti, questo era lo slogan, no? Perché avevo fatto un concorso a premi, autorizzato all'intendenza di finanza eccetera, dove offrivo un viaggio per 2 persone alle Canarie per i visitatori, non per gli acquirenti. Qui okay, io feci una furbata quando avevo fatto italiani, anziché farli in 3 copie, in 2 copie, avevo fatto in 3, per cui uno andava nell'urna, uno andava al visitatore e uno me lo tenevo per me. È chiaro che io utilizzavo tutti quei tagliandi per poi ricontattare i visitatori. Certo. Ci avevo fatto 2 anni questi locali, dopo 2 anni acquistai la sede della Galleria del Mobile sulla carta, che ancora non era manco costruita. Poi nel frattempo io ho sempre creduto nella comunicazione. E poi adesso, anche oggi, il marketing, la comunicazione è cambiata. È diventato estremamente difficile. È cambiato, bisogna trovare un modo sempre, un modo per differenziarti. Quali sono 3 consigli che si sentirebbe di dare a un ragazzo che appunto ci guardano ragazzi che si stanno diplomando, dai 16 fino ai 18-19 anni, proprio 3 consigli. Dal suo punto di vista, proprio. Intanto fondamentale è la cultura, perché stiamo attenti, oggi ancora più di ieri. Fra l'altro, oggi voi siete dei fortunati perché disponete di strumenti che noi, certo, non riuscivamo nemmeno a immaginare. Io stesso, che da vecchiardo mi sono dovuto adattare, oggi senza il mio computer non saprei. Oh, sì, saprei, ma. Certo, abbiamo le informazioni tra virgolette gratuite. La cultura è fondamentale. Non cultura intesa in senso, cultura di vita, certo, capire il mondo, capire la società. Essere ambiziosi non deve essere considerato un peccato. Essere ambiziosi significa avere fiducia
in se stessi, anche perché con l'impegno uno accresce l'autostima. L'autostima è alla base di tutto. Cioè, tu puoi essere un genio, ma se non hai il rispetto del tuo io, certo, non riesci ad emergere. È grande spirito di sacrificio, perché le cose si realizzano con i sacrifici. Avere la capacità di rinunciare a qualcosa. E poi, a giovane oggi, dico: non guardare a quello che si fa oggi, perché quello che si fa oggi è già superato. Bisogna guardare. Devi impegnarti e cercare di inventarti un qualcosa di nuovo. Non è semplice, non è facile, ma quando io dico inventarsi un qualcosa, allora, parliamo del mio settore. Io sono convinto che il settore dell'arredamento, così come è impostato oggi, è morto, ma niente di improbabile sia un modo nuovo, diverso di fare marketing, di fare commercio nel mondo dell'arredamento, che magari riesca ad avere lo stesso successo che a suo tempo avevamo avuto noi. È chiaro, se ti limiti a fare quello che fa Nino Boi ormai fa parte del passato, va avanti per inerzia e basta. Non, sì, ogni tanto gli verrebbe voglia, perché non ti nascondo che ogni tanto gli verrebbe voglia di rilanciarmi, e poi mi guardo allo specchio, mi do del coglione, perché dico: oh, ragazzi, guarda che hai 77-78 anni per lanciare un progetto, una nuova idea, hai bisogno di un respiro di qualche anno. Per cui, quindi cercare di creare innovazione, qualcosa, esatto, di innovativo, innovazione. Guardare quello che, per esempio, anche quello che c'è già, un esempio, il mondo dell'arredamento, e cercare di trovare innovare, sì, capire le esigenze della società, quali sono le esigenze. Insomma, bisogna partire sempre dalla valutazione dell'uomo cliente, ok? Bello. Capirne le esigenze, le metamorfosi, e quindi cercare di confezionarli un prodotto, un servizio. Un prodotto che sia, cioè, oggi è cambiato completamente, sono cambiati gli stili di vita, è cambiato tutto. Certo, e quindi bisogna, è per quello importante, anche noi abbiamo la fortuna di avere internet, avere tanti mezzi per appunto stare al passo con i tempi, importantissimo. Internet è una medaglia che ha due facce, eh? Assolutamente, perché per internet quello è vero che ti dà delle prospettive, ma è anche vero che ti fa vedere. Ma io ti racconto il viaggio che feci in Burkina Faso, che è il paese più povero al mondo, dove vedevo la differenza tra l'anziano e il bambino e il giovane intorno ai 18-20 anni. Ah, l'anziano e il bambino ci accoglieva col sorriso, con l'amore che noi eravamo andati lì per offrire. Non è che il giovane, che aveva visto su internet, ci guardava col sospetto, quasi con, non dico un disprezzo, ma perché? Perché internet ti mette davanti a quelli che sono i vizi esagerati della società. La ringrazio per aver condiviso la sua storia, il suo punto di vista, a me e a tutta ai ragazzi che ci guardano dalle scuole. È veramente una ricchezza, a me ha arricchito tanto, perché conoscere proprio il percorso è i valori che gli sono rimasti, anche proprio ritornando alle origini, al crescere in un contesto, diciamo, contadino, ricordarsi proprio da dove si proviene, cioè quello è il periodo in cui veramente si forma la persona, e infatti non bisogna mai dimenticare le proprie origini. Mai. Guarda, io la ringrazio ancora. Ringrazio i ragazzi che ci hanno guardato fino alla fine. Ringrazio la regia, ringrazio la MA Business TV e ringrazio l'ufficio regionale scolastico, che, come ricordo, ci dà la possibilità di far vedere il format in tutte le scuole della Sardegna. Io la ringrazio ancora. Grazie, e auguro a tutti una buona giornata. Ciao ragazzi. Grazie, ciao a tutti.